E dopo il Brasile, nel 1965, lei è andato a San Domingo. Siete bene informati. Nell'aprile 65, i Marines hanno invaso l'isola. E lei? Non sono d'accordo sulla parola invasione. Comunque io sono arrivato dopo, a maggio. Sempre per conto dell'AID? Sì. Comunicazioni e traffico. Esatto. Signor Santore, nel maggio del 65, la Repubblica di San Domingo era in stato di guerra civile. Da una parte i costituzionalisti, dall'altra la giunta civile e militare creata, armata, finanziata dalla CIA e sostenuta dai vostri 40.000 Marines. E lei è andato là a occuparsi di traffico. Esatto. Che genere di traffico, signor Santore? Quello dei carri armati? La presenza dell'AID era prevista dagli accordi internazionali. Il nostro compito era di riorganizzare la polizia e di ristabilire l'ordine. Che tipo di ordine, signor Santore? L'ordine civile. Cioè il contrario del caos, dei furti e dei saccheggi. Lei parla dell'ordine della United Fruit Company? E della funzione delle altre compagnie Yankee in America Latina? Si finisce inevitabilmente col parlare di politica. Inevitabilmente. Lei è rimasto 2 anni laggiù, vero? Sì, dal 65 al 67. Durante quel periodo sono morti o scomparsi centinaia di democratici, dirigenti politici e dirigenti sindacali. Una commissione internazionale di giuristi ha accusato di questi assassini la polizia di San Domingo e lei era lì per riorganizzarla. In quel periodo c'erano molte commissioni internazionali a San Domingo. Coincidenze. Per fortuna lei non ci crede. E invece sì, quando si ripetono ci crediamo e le analizziamo come fatti obiettivi.